Salve cari amiche ed amici, da un po' di tempo a questa parte si ascolta nella tele che ci sarebbero dei conflitti fra Pyongyang e Hollywood. La cosa veramente mi toglie il sonno la notte. Attenteranno contro Mickey Mouse, ma a coinvolta comunque non è Walt Disney ma la Sony Entertainment Pictures, quella stessa che detiene i diritti di autore su tutti i suoni che tu puoi caricare nei tuoi video di YouTube come colonna sonora, anche se sono dei CD di Claudio Villa registrati a Roma. Adesso io mi dico, tutta questa scena perché in Nord Corea attentano contro la libertà dei registi radical chic nordamericani di fare propaganda, volevo dire di fare satira e di fare commedia sul governo, per quanto dittatoriale possa essere considerato, di Corea del Nord, con un film che propone come assassinare al leader, al premier, al capo di stato. Per carità, non voler far trasmettere quel film è veramente una cosa incivile, perché è giusto che in Nord America si facciano dei film come già hanno fatto prima che uccidessero Saddam Hussein, come uccidere Saddam Hussein, hanno anche fatto un videogioco. Ma io mi domando, se in Iraq avessero fatto un film catturiamo Bush Junior, veramente sarebbe stato divertente fare un videogioco uccidendo George Bush Junior? Allora io mi chiedo, perché in Nord Corea, invece di rispondere così come si dice, perché poi bisogna vedere da dove sono venuti gli hacker, non fanno un video Missione Impossibile uccidendo Barack Obama? Sarebbe anche quello stato considerato democratico, o sarebbe stato il gesto totalitario di uno stato crudele che vuole ammazzare il leader di un paese libero, civile, democratico, in opposizione alla sua propria barbarie? Perché loro devono decidere chi e come devono fare un film e proponendo l'assassinato, il magnicidio di un dirigente? E se questo dirigente, che si sa che ha tendenze tiranniche e che è di uno stato totalitario, reagisce, beh, la colpa è di quella persona, non di chi ha incaricato e fatto il film. Diciamo che il film che hanno fatto su Corea del Nord e di come fare un magnicidio, di come ucciderne il premier, che che ironico che quando lo fanno i nordamericani. Vorrei vedere che avrebbero detto se l'avessero fatto i nordcoreani con Obama. Dicevo, e sarà un film di certo costo, di certa levatura, però si assomiglia molto a quell'altro film che hanno fatto contro l'Islam, dove si insultava il profeta, i musulmani, si trattavano di fanatici attentatori. Beh, quel film era di basso presupposto contro l'Islam, ma è sempre la stessa dinamica. Fanno un film per sputtanare qualcuno. Allora, se il film si vede, bene. Se no, se tu impedisci di guardarlo, sei antidemocratico. Ma loro sapevano la reazione che provocavano girando quel film sull'Islam e su Maometto. E invece adesso vogliono farci credere che è un'altra storia. Fanno un film su Corea del Nord, come assassinare un dirigente al potere, e questo premier dovrebbe stare zitto, anzi dovrebbe andare al cinema anche lui a vedere il film, perché è un film ironico, fa ridere, e non so, come se qualcuno facesse un film su una missione magari dello Stato Islamico, su come uccidere o il Papa o Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica Italiana, o il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Non so come gli italiani vedrebbero tutto questo, magari con rispetto del Papa lo so,
Posso avere dei dubbi con rispetto a Matteo Renzi e a Giorgio Napolitano, o forse no, forse non ne ho dei dubbi. Voi che ne pensate? Lasciate in descrizione la risposta, o meglio, lasciate la risp una risposta descrittiva lì dove bisogna rispondere. Però ecco, io dico che nessuno ha il diritto di fare delle pellicole dove si rende ironica testimonianza di quali sono le proprie intenzioni operative a livello militare, perché magari sono dei film che oltre a far passare da villani gli altri vogliono provocare delle reazioni per poi magari ecco andare in Nord Corea dicendo non volevate farci proiettare il film, adesso vi invadiamo. Per l'Iraq è stato il petrolio, magari sarà il film per Nord Corea. Voi ci censurate Hollywood, la Sony Picture, e noi vi invadiamo. Magari finiscono con l'ucciderlo al dirigente nordcoreano proprio perché non gli lasciavano produrre il film e proiettarlo. Però è questo che mi chiama l'attenzione. Come mai loro possono fare queste cose? Sono ironiche e umoristico, no? Ah, mo facciamo questo film che succede il dirigente che non mi ricordo il nome, però è una cosa che uno deve interpretare ironicamente. Invece, se l'avessero fatto in Nord Corea un film così, per quanto ironico, divertente, li avrebbero bombardato davvero. Cioè, tu non puoi dire neanche che Obama è scemo senza che insulti Nord America. Ma loro possono dire che tutti gli altri dirigenti che non gli convengono a loro, magari anche perché hanno dei difetti o sono cattivi, certo, sono degli, loro possono dire che sono degli assassini e degli scemi che hanno ragione. D'altra parte, Nord America sta sempre dalla parte della ragione, anche quando sbaglia e quando ammazza i propri cittadini per le strade, difendono i poliziotti. Infatti, non è che c'è razzismo in Nord America, è che ci sono dei negri. Allora uccidono dei giovani negri per le strade perché non hanno avuto l'opportunità di diventare come Michael Jackson, bianchi e ricchi, che poi era di colore grigio perché, poveraccio, fra la plastica e il melanoma di bianco c'aveva poco o nulla. Però ecco, Nord America, ai negri che diventano ricchi e si sbiancano, li tratta bene, li tratta come dei fenomeni da paracone. Invece a quelli che rimangono ostinatamente negri e poveri, gli sparano. Però loro poi fanno i film comici sui dittatori, su tutti quei personaggi che magari hanno portato loro al potere e poi, come Saddam Hussein e Bin Laden, gli diventano scomodi. E vabbè. Hollywood è una vera democrazia. Ciao. Quanti altri esempi ci sono di paesi che fanno dei film facendo delle commedie nelle quali si vedono delle missioni omicide, assassine, andare ad uccidere un capo di Stato, che anche se di una dittatura crudele e spietata, è legittimato dalle istituzioni stesse dello Stato, per cui ci sono altri modi di destituirlo, ma non di sicuro attraverso di una task force che lo va ad assassinare e poi preannunciare quello in un film, che è chiaro, loro contavano sulla reazione avversa di Pyongyang. Voglio vedere se qualcuno a Cinecittà fa un film assassinando Barack Obama, magari con Verdone e altri che se la ridono. Oh, prr, prr, sparano, ammazzano nordamericani nel District of Columbia, no? Washington DC. È tutto divertente perché nel film, quello poco che hanno fatto vedere nella tele, che è strano che già hanno fatto vedere più trailer di quello che è il film, ammazzano un sacco di nordcoreani per andare a ammazzare il dittatore. Ed è tutto divertente quando ammazzano la gente.
Adesso dei film così ne fanno preannunciando quello che faranno, perché poi in Iraq si è visto quanti civili hanno ammazzato. Il pretesto era ammazzare Saddam Hussein. Io non so, mi sentirei complice del Pentagono se guardassi troppo Hollywood. Quindi, però ci sono dei film buoni nordamericani. Non tutto è spazzatura. Comunque loro ti fanno vedere quello che faranno, perché è così che attuano loro. Vogliono legittimare le loro azioni e quindi preparano la gente a quello che faranno, e tutti nel mondo a dire: no, no, libertà di espressione, vogliamo vedere come ammazzano i capi di stato degli altri paesi. E per andare ad ammazzarlo ammazzeranno anche 1,5 milioni di civili, come hanno fatto fino adesso in Iraq e come hanno permesso allo Stato islamico di fare in Siria. E anche lì hanno fatto dei film, perché loro sono sempre i buoni, democratici, liberali, le persone divertenti nordamericani. Gli altri sono noiosi. Ma chi li chiama loro? Beh, comunque, oggi è 26 dicembre, venerdì 21 e 11. Spero che tutto vi vada bene. Grazie per guardare i miei video e da presto. Ed era questo che mi è venuto in mente oggi, che già da tempo lo ascolto nella tele. Loro fanno dei film preannunciando un assassinato di un leader, di un capo di stato, di un premier, che magari non è uno stato democratico, la gente non vota, è autoritario, autocrata e dittatoriale, un tiranno. Ma questo legittima di fare dei film prima e poi magari di fare delle vere missioni omicide? O ci sono altri modi per far cambiare di opinione e di governo un paese, che non quello del bombardamento, di ammazzare milioni di civili con le bombe, di assassinare gente e di giustificare l'occupazione poi? È un qualche cosa di cui bisogna pensare. Ciao, a presto dal vostro Saint-Etienne.